Vari anni fa un antropologo fece un curioso esperimento. Si inoltrò in territori isolati della Nuova Guinea, dove vivevano delle tribù Papua, e mostrò loro una serie di fotografie. Queste fotografie rappresentavano dei volti umani ripresi un po' in vari continenti con una serie di espressioni, espressioni di rabbia, di paura, di riso, di sorpresa e di dolore. Ebbene, tutti riconoscevano immediatamente il significato di queste espressioni, cioè dei popoli che non si sono mai visti, che abitano lontani, usano esattamente le stesse contrazioni del viso perché fanno parte del nostro repertorio istintivo. Ma su questo substrato genetico le varie culture hanno poi elaborato molte altre espressioni e molti altri gesti che sono tipici di ogni paese e spesso non sono più comprensibili. Infatti, se quello stesso antropologo si recasse in Nuova Guinea con delle fotografie, delle espressioni e dei gesti, per esempio di Totò, probabilmente nessuno ne capirebbe il significato. Nel servizio che ora vedremo, un altro antropologo culturale, Desmond Morris, è andato in giro per il mondo per filmare le somiglianze e le differenze di questo linguaggio parallelo, fatto appunto di espressioni e di gesti. Marco Visalberghi e Olivella Foresta hanno fatto una sintesi di queste ricerche. Vediamo. Questo è un guerriero Maori Haka che lancia la sua sfida. Gli antichi abitanti della Nuova Zelanda curavano ogni minimo particolare potesse contribuire a rinforzare il loro aspetto minaccioso. Un'arte antica che ancora oggi viene utilizzata in un contesto moderno. Fissare qualcuno dritto negli occhi equivale a lanciare una sfida, trasmettere un segnale di minaccia. In alcune situazioni dove regna una disciplina di tipo militare, tutto questo viene usato in maniera deliberata per imporre il proprio potere. In questo campo di rieducazione nel Maryland, ai prigionieri è vietato fissare le guardie o anche solo incrociare per un attimo il loro sguardo. A loro volta, i carcerieri, a cui non è permesso toccare i detenuti, impongono la loro incondizionata autorità con occhi fissi e minacciosi. Una pratica che serve a intimidire e umiliare i prigionieri. Gli scimpanzé hanno comportamenti del tutto analoghi. Per intimidire gli avversari, li guardano fisso negli occhi, mostrano i denti ed esibiscono la loro forza con ogni mezzo, proprio come i giocatori di rugby neozelandesi. Ma osservate cosa succede quando l'aggressione lascia il posto alla paura. Man mano che il coraggio viene meno, la loro espressione cambia. Gli angoli della bocca si tirano sempre più indietro, scoprendo esageratamente i denti, ma non osano più guardare fisso davanti a sé. Questa è l'espressione tipica che hanno tutti i primati quando hanno paura, uomo incluso. Per verificare quanto le nostre espressioni assomiglino alle loro, Desmond Morris ha piazzato una telecamera sulle montagne russe e ha aspettato il momento in cui le persone vengono colte dal panico. Gli angoli della bocca vengono tirati indietro fino a scoprire tutti i denti, proprio come succede agli scimpanzé. Per Morris, questa è l'occasione per capire quanto l'espressione di paura assomiglia al riso. Il sorriso è esclusivamente umano, ma guardando queste immagini non c'è dubbio che si sia evoluto da quella espressione di paura che è tipica di tutti i primati. Sembra un controsenso, perché per noi il riso è un'espressione di amicizia, non di paura. Ma tra i due esiste un preciso legame. L'espressione di paura viene usata come segnale di sottomissione per dire non rappresento una minaccia per te. Da qui a dire ti sono amico, il passo è breve. È così che l'espressione di paura si è trasformata in sorriso.
Il sorriso è diventato così una specie di lascia passare universalmente conosciuto, capace di bloccare l'aggressività dei nostri interlocutori e di assicurarci la loro benevolenza. Per chi fa nuoto artistico, la fatica fisica rende difficile esibire un sorriso, ma anche loro sono costrette a sorridere per fare buona impressione sulla giuria. Un bel sorriso è un segnale spontaneo che arriva dritto al cuore e parla di amicizia, ma è anche un'espressione difficile da falsificare. Per esempio, è impossibile non cogliere sui visi di queste ginnaste qualcosa di artefatto che tradisce sentimenti molto diversi da quelli che cercano di mostrare. Il totale controllo delle proprie emozioni è un'arte difficilissima che diventa indispensabile in situazioni come questa. Sono i migliori giocatori di poker del mondo e questa è la partita finale del campionato con una posta di $1,000,000. Un'occhiata appena più insistita del solito, un gesto troppo affrettato, un'increspatura dell'angolo della bocca sono i segnali involontari che possono capovolgere l'esito di una partita. Ciascun giocatore si sforza di sembrare completamente concentrato nel proprio gioco, ma in realtà non perde mai di vista i suoi avversari. Ed ecco il campione. Ha vinto $1,000,000, ma il suo autocontrollo è tale che rimane impassibile anche adesso che la partita è finita. L'unico gesto che sa concedersi per celebrare la vittoria è questo saluto con la mano.